Benissimo. È un poco curtolito. Ma sì, invece lei è bello alto. Ma no, ma io sogno così, insomma, io vengo da paesi, non ha molta importanza. Per me va bene così. Poi che presentatore sono per lei? Signor Rosa, vogliamo fare scombussolare tutti i piani, che mettiamo a tutti in difficoltà. Come vuole? Vogliamo scendere tra il pubblico. Se vuole scendiamo. Voglio vedere le telecamere come ci seguono. Va bene, andiamo. Allora scendiamo tra il pubblico, dai, scendiamo una novità assoluta. Guarda come sarà contento. Una novità assoluta. Il nostro Guido Pistone. Guarda, ora che sto qua impazzisce, guardi, signor Rosa. Questa è la cosiddetta ala sinistra. Ala sinistra, sì. Veniamo qua alla sinistra a salutare i signori. Buonasera. Buonasera, buonasera. 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 Buonasera, dura e mezza a ditta. Non ti spiace, non c'è che cosa fare. Bene, andiamo dall'altra parte. Buonasera. Io passo di qua, buonasera. Sì. Buonasera. Io non so cosa voglia buonasera. Fare. Buonasera. Ci tanto qua siamo pavati a cotto, ma pensiamo a passare un tempo. Ho capito. Certo, dobbiamo andare quanto più avanti possibile. Andiamo. Buonasera. Sì. Vado a salutare il sindaco. Che l'avevo visto. Sì, sì. Ora, che ha parlato benissimo domani sera, dopodomani sera a Santa Maria degli Ammalati. Allora, che effetto vi fa un signor La Rosa di vicino? Per dire, normale. Vedete la verità. Sul palcoscenico pare perché è altissimo. Poi invece normale. Un poco curtulito. Sì, sì, sì. Ma ci sono i nostri amici. Sì, sì. Buonasera a voi. Questa è la cosiddetta alla destra. Alla destra. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Risaliamo su perché lei ha problemi di microfono. E già abbiamo ammugliato 5 minuti, sì. Signor Rosa. Lei la vuole passare tutta così la serata? No, non lo so. No. Sono pronto a tutti i botti, signor Rosa. Attenzione. È fatta apposta, è studiata sta cascata. Va bene, è studiata. Allora. Signor Rosa, a proposito di questo scherzetto che io ho fatto qua, sì. Fincendo di inciampare, salendo, sì. Ci volessi raccontare di quella volta che hanno a me. Mi hanno fatto uno scherzo. Ah, le hanno fatto uno scherzo? Sì, vabbè. Io, se gli scherzi sono carini, sono bene accetti. Ecco, io, signora Rosa, sì. Signori, sì. Signore della Corte. Ma che c'è? Da che siamo in tribunale? E lei quando come ci finisce in tribunale? Ma lasci stare, ma quando mai? Ma che siamo in tribunale? Io ho delle origini che provengono di essere io capo Cariola. Lo so. Lei era giornalista. Sì. Ora conta minchiate, ma siamo a noi. Ma perché mi sto, adeguando insomma alla sua io attività. Io ho delle origini di capo Cariola. Sì. E mi ricordo quando facevo questo nobilissimo lavoro, sì. Che il nostro principale, Cristiano, non disprezzando lei né i presenti in Cristiano che aveva ancora tanto. Non faccia questi gesti stasera davanti al pubblico. C'avevo ancora tanto, signor sì, Rosa. Ecco, così, va, così va già bene. Ma a misura sempre chi dice, cioè non cambia niente. Va bene, ma lei cerchi di evitarla questa situazione, sì. Allora, questo Cristiano, che un padre. Cuore quanto un pagliaro. Mi ricordo che tutte le mattine, per non crearci il problema, come andare al lavoro, io mi passavo a prendere lui a tutti. Ah, bene, quindi c'era questa sua grande disponibilità. Disponibile. Bene. Io mi ricordo che la mattina, sapendo che Idu passava verso le 6, sì. Non mi alzavo tanto presto. No. Verso i 4:15, sì. 4:20. Sì. Non so a voi, ma a mia, per esempio, mi piace assai farmi il caffè a mattina con le mie mani. Sì, sì, bellissimo. È bello. È la prima bella sensazione del mattino. Del mattino, sì. Il rumore della caffettiera quando un caffè sta chiamando, l'odore del caffè che si spaparanza per tutta la casa. Sì. Io tutti i mattini da la caffettiera ci metto l'acqua, ci metto caffè, se stiamo a guarnizione, certe volte mi scordo a mettere giù caffè. Certo. E quindi? Macchiare l'acqua sola. Certo. Sogno sicuro di essere l'unico in tutta Italia che si è fatto l'acqua ugiuda che ha caffettiera. Perché poi mi pare peccato agitarla, ci metto una scorzetta di limone, certo. Una cosa e me la bevo. E si fa il canarino. E mi faccio il canarino? Sì. È un depravato canarino. Ma che c'entra? Già un canarino. Ma che depravato? Ma sia serio. Ma si chiama così, vede che gli assessori ridono in prima fila. Si assessori chiama... sono? Sì, alcuni sì. Sì, parlo quelli... delinquente. Ma che dice? Meno male che sono amici, vabbè. Allora, si chiama Canarino, si chiama Canarino. Oh. Allora, signora Rosa, mi ricordo che mi pigliavo il caffè e poi aspettavo che passava il mio principale. Perfetto. Tutta la squadra che lavorava nel cantiere, eravamo 12 cristiani. Perfetto. Compreso lui. E lui ci passava a prendere con una macchina, se ve la ricordate, a 124 Fiat. Assolutamente me la ricordo. Ve la ricordate? Che squadrata precisa. Che se non c'era lo sterzo non capivi quando ero davanti e quando ero da rete, perché era la stessa precisa. Sì, è vero, era proprio squadratissimo. Colore classico di questa macchina era quel giallino chiaro, sì. Non giallo come limone, come
giallo biochetasi. Giallo biochetasi. Il signore se ne intende. Questo sì. Giallo biochetasi. Sì. E allora eravamo in 12 compreso l'autista. Compreso l'autista? Praticamente non ci trasevamo tutti nella macchina, solo allora e a Fiedo, che non è mio cugino Affio, era uno degli operai che si chiamava Affio, io lo mettevo in docofono, perché siccome era alto 1 metro e basta, largo 1 metro e basta, profondo, lo mettevo cuccato, lo misurava 1 metro, sì. A ditta 1 metro, di fianco era 1 metro cubo. Perfetto. Cioè, il docofono ci entrava era preciso. Era tutto 1 metro cubo, sì. Passava davanti a casa mia, sì. Io ero l'ultimo a salire, certo. Come io acchianava, io era un corpo, stringi, stringi, appaiono, 1, 2, 3, sucato, bruciato, e chiudeva ancora, sottovuoto eravamo. Eravate sottovuoto, spinti, appunto. Spinti. Sì, sì, sì. Un cristiano che non mi scordo che aveva un cuore quanto un pagliaro. Sì. Non c'era una mattina che prima di andare al bar non ci portava al caffè. Tutti i mattini. Tutte le mattine. Tu, ormai chi do bar ne conosceva. Sì. Come io traseva, c'era cioè, giovanotto, un caffè pipiccio, tutti i mattini. Un caffè uno, ne faceva uno. Uno per tutti? Ma no, perché era pidocchioso. No. Siccome Ido sape che il caffè fa bene le lucciole, fa male al sistema nervoso, cioè dice, su spartono e sentono. Perfetto, quindi un cuore d'oro, generoso. E dopo scattò lo scherzo che mi fecero in via. Ce lo racconti. Perché parlando con rispetto, io appena entrai nel bar, ci disse ai miei colleghi di lavoro, ci disse, scusate, permettete un minuto che vado in bagno, a me il caffè me lo lasciate per ultimo. Perfetto. Ma poi a me mi piace magari con due tannicchie di zucchero che ci resta alla fine. Sì. Tutti in coro passano un quartetto, eccetera. Sì. Mi dissero, vai Letterio, vai, che a te un caffè tu lasciamo. Sì. Io me ne vado al gabinetto e in do caffè ci misero un medicinale. Quale? Che uno che lo vede sembra acqua precisa. Sì. Acqua. Acqua, e una bottiglietta tanta che di questo medicinale ne bastano 3 gocce, tre gocce in cristiano. Ho capito. Come si chiama? Guttalak. Guttalak. Ce ne misero mezza bottiglia. Sì. Se io avessi stato un cavallo, avessi muruto. Certo, mezza bottiglia assai, Assai. Assai. Esco dal bagno. Sì. Ci disse, Caruso, mo la sastro caffè? Dice, dopo. Bravi. Io ho visto mezza tazza. Ma guarda che generosità stamattina. La Rosa, mi piglio due caffè, ma che mi sa per bello. Una allicata di musso. Certo. Possiamo andare. Perfetto. Acchianiamo sopra la macchina. 1, 2, 3, sugato bucciato. E partiamo. Perfetto. Un principale acchiana, azzicca la chiave in 2 quadri, gira la chiave, parte il motore da macchina. E io un disse che partivo magari un poco come stomaco. Cominciava a fare effetto. Ma io disse, ma strano. Strano. Ma sa che cos'è? Ma. Arriviamo al cantiere, subito me ne vado a lavorare. Io ero addetto all'impastatrice. Sì. Io impastavo la cucina modestamente, crema impastava. Sì, sì, sì. Nutella, non è che la cucina, è una cosa specializzata. Allora, addumo l'impastatrice, piglio acqua, bio acqua, piglio acqua, bio acqua, piglio cemento, bio cemento, piglio terra, bio terra, piglio come un macalaia a seconda volta per pigliare la terra. Sì. Vi prego, signori, un minuto di raccoglimento. Ma sono venuti qui per ridere, lei gli fa fare il minuto di raccoglimento, ma che dice? Mi scattia un dolore. Ho capito. Ma un dolore, signora Rosa, che mi partiva dai piedi. Ma chiamava fino a qua, come arrivava qua, si incrociava, faceva una specie di ruppo. E la cosa impressionante era che dovevo di corsa fare un cac. Questo solo si dice, sì. Ma io disse, ma come? Ma se io nella mia vita, sì, 45 anni, sì, ho fatto un cac al giorno. Sì. A mattina come susso. Oggi perché 2 cac? Perché 2 cac? Certo. Io che sto pensai? Certo. Con il dolore che aveva, mi pareva mara a dire ciò principale se potevo andare in gabinetto. Certo. Perché disse, Cristo dice, di mattina comincia a girare in gabinetto, che non è mai. Sembrava già una scusa. Ma intanto ci dovevo dire. Sì. Ci disse, scusa principale, permetto un minuto che vai in tuo gabinetto, vai attorno, recupero il tempo che ho perdo. Sì. E tu mi disse, Avanti, aiutati! Da parto come un saettone, signora Rosa, entro nel gabinetto, faccio quello che devo fare, nescio al ritorno... Comunisci, mi sentiva un altro cristiano... Mi sentivo io avuto biondo con l'occhio celeste, signora Rosa. Certo, difficile essere così. Riattacco l'impastatrice, piglio acqua, bio acqua, piglio cemento, bio cemento, piglio terra, bio terra. Come un macalaia, secondo me, la terra.
il dolore di prima moltiplicato per due, chiudi parente, tutto al quadrato, che capisci di grammatica del numero di autuni. Certo, molto alto. Mi scandai a dire, cioè, magari se potevo andare a gabinetto. Accalato com'era, parto e riunto a gabinetto. Rappa porta, chiuda porta, passetto. Un minuto stesi. E tornai all'impastatrice. Ripiglio a lavorare. Manco stesi 30 secondi, un'altra volta, signora Rosa. Accalato com'era, riparto un po' gabinetto. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti a una velocità. Ci fu un momento a trovare in tuo gabinetto, trovai occupato di mia stesso cavannecchia ancora, tanto era veloce. Ma che... Non si ma può. Che dice? Non si può. Ma che dice da lei stesso? Vabbè, comunque, non è uno scherzo carino, non è stato uno scherzo. Non si fanno questi scherzi. Non si fanno. Senta, specialmente quando uno è in un lavoro, insomma. Prima di lasciarlo... Ma lei, signora Rosa, sì, non ha travagliato mai nella sua vita, lei? Come non ha lavorato mai? Io faccio questo lavoro. Lavoro questo... in televisione. Che culo, no, ma come non lavoro mai? No, dico, lavoro vero. Non glielo faccio sentire a mia moglie, che poi avvalora la tesi. Non ha sudato mai lei? Non... Ogni tanto. Mm. Senta, però lei non è stato in Inghilterra, c'è stato suo cugino. Mio cugino Alfio, sì, che non ci voleva andare, eh? So? Non voleva andare. Quello è un cretino zaurdo, signor La Rosa. No, scusi, eh? Cretino zaurdo, virgola, signor La Rosa. Sì, eh? Cretino zaurdo, quello è un cretino zaurdo, virgola, signora Rosa. Ci faccia anche una pausa in mezzo, per favore. No, complicato parlare con io. Ha diventato mio cugino Alfio, è un cretino zaurdo, virgola, pausa. Signora Rosa, così proprio cancio completamente sì, tono. Aveva vinto un soggiorno per 10 giorni, viaggio, vitto e alloggio pagato a Londra e non ci voleva andare. Cretino proprio. Un cretino. Certo. Come io mi faccio conto, ci sei Alfio 10 giorni, compreso viaggio, di andata e ritorno, in un hotel, 4 stelle perlomeno su 10 milioni, e certo, tu stai rinunciando a 10 milioni, perché? Cretino. Perché non vuoi essere tuo paese. No, mi disse, cioè, noi è per chi, cioè, per la lingua. Mm. Come per la lingua? Ci sai, c'è un... l'inglese non saccio parlare. Ah, si preoccupa. Mio cugino Alfio parla benissimo u paesano. Sì. Benissimo. Così così un siciliano, sì, o capisce, sì, va a capire. Già l'italiano è lingua straniera. Perfetto. Cioè, io me ne vai in Inghilterra, come mi capisco? Aveva ragione. E allora io che avevo 5 anni che sognate televisione, 5 anni che parlo con signor, che è scarso, ma sembra un presentatore, voglio dire, non è che... Vabbè. E ci disse, scusa, sì, ascoltami Alfio, ormai l'inglese è la lingua del mondo. Sì. Capiscono tutti, basta che tu scandisci, che non ti mangi parole, scandisci chiaro, sì, ti capiscono. Certo. Sei sull'aereo, per esempio, sì, hai sete, ti che fai ostesse. 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 E la stessa se presente, tu c'è domani che vuoi. Certo. Se passa un mascolo, tu dici steward, e quello ti accontenta. Perfetto. Basta, lo convinci. Sì. A che now? Come l'aereo parte, passavo l'hostess, sì, col carrello. Sì. Se fermava un idio, se ci gradisce qualche cosa, io per te mi detto, ci disse no. No. Già scandiva. Sì. No. No. Come idio, se allontanavo, ci pensavo, dice, ora faccio la prova. Sì. E chiamavo hostess. E a chi da salutavo, se trovo il carrello, dice, chi desidera? C'è una Coca-Cola. C'è sta Coca-Cola. Perfetto. L'hostess, se io, idio dopo un poco, steward. Ha chiamato il maschio, sì. Che arrivo, steward, dice, prego, io dice, un pacchetto di biscotta. E chi ci portava i biscotti? Sì. L'aereo atterra a Londra, io ormai avevo caputo il meccanismo, mi scivo dell'aeroporto e fa taxi! Perfetto. Ce l'abbiamo un sportello. Subito. A chianavo, che tu tagliavo lo spicchietto e ci piace così. Io ci disse, grandi hotel. E parti. Subito. E dice, sogno padrone di Londra, padrone della lingua. Sì. Arrivavo all'albergo a 4 stelle, sì, prima da chianare andare a stanza se ne iva a mangiare. Ci assettavo, arrivavo un cameriere inglese, io tranquillo, ci disse hamburger. E io ci portavo tuo hamburger a tante, sì, cancellate. Mangiavo, prima di salire in camera, ci vuole mi piglio un bello caffè e poi un nuovo curco. Sì. Se ne andò a bar, c'era un barista inglese, tutto fino, e lui ci disse, scusa, sì, mu fai un caffè? E il barista? Il barista italiano ci disse come vuole. Il barista a Londra. Cutto o longo? Anche. Alfio ci disse come yeghe. Il barista si gira e ci sta preparando un caffè. Sì. Mentre sta preparando un caffè, Alfio ci pensa
e ci fa scusa. Scusa. Ma tu sei siciliano? Chido ci disse sì. Sì. Di Catani. Anche. Mi. Ma allora. Alfio. Se siamo tutti tu i siciliani. Sì. Ma picchi stiamo parlando inglese? Certo. Vabbè, guarda. Le faccio fare un applauso proprio per simpatia. Sì. Lei e suo cugino Alfio dovete starvene a casa, non dovete uscire dal paese perché fate veramente mala compassa. E poi lei che ci conto. Vabbè. Allora, ci vediamo dopo perché c'è una grande sorpresa per Enrico Guarneri Litterio. Grazie, grazie. Bravo Enrico. Pubblicità e poi andiamo ancora avanti. Ritorna Antonella Arancio con la canzone che ha decretato il suo successo al Festival di Sanremo. Prego. Ebbene, ma intanto...